Lupo, grazie Lupo per il ride. Non ti sente? Infatti, sapevo che non mi sentivo, sapevo. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Siamo quasi pronti. Prendiamo un altro paio di minuti. Ma tu sei già in live sul tuo? Sì, sono già in live Ottimo. io. Sono già nel live. Ottimo. Non possono mancare. Oggi non posso andare col microfono. Oggi servono le cuffie Eh beh, per dell'Inter. forza. Allora, Toccabile con Brozovic che la dà subito dietro a beneficio del manco niente. compagno. Forza ragazzi, proviamo ad andare a beccarci questa semifinale. Intanto subito Darmian, bella palla per Nicolino Barella che poi la mette nel mezzo, abbastanza velleitario questo tentativo di Barella con la difesa del Milan che recupera bene, Milan che prova a ripartire senza però riuscirci. Allora Barella, la palla dietro per Sicuro Milan ragazzi, Skriniar. avrò un piccolo anticipo Saluto ai di ragazzi qualche che sono in live secondo. su TikTok. Ancora Barella. Prova a divincolarsi i due avversari, non ci riesce. Allora il Milan recupera il pallone, lo fa con Kessié. Kessié che preferisce ripartire da dietro e quindi con Simon Kjaer. Adesso Dalot sulla destra. Quindi Romagnoli. Teo Hernandez, corsia di sinistra. Possesso Oggi ragazzi, palla del Milan in penso che queste prime avrò qualche battute. anticipo. Romagnoli di nuovo. Che è troppo indietro. Adesso il pallone gioca nella sua metà campo il Milan. No, Anche se ne sei uguale. mai, la Se avessi punizione detto regalata te, al Milan. mettevo Sky. Una punizione regalata al Milan. E qui stanno facendo rivedere anche il contrasto con Darmian. Mezz'ora 0-0. Buonasera a chi sta entrando intanto. LOL. Un pochino a vedere questa sorta di corner corto a favore dei rossoneri. Non lo so, Lupo, devi chiedere a loro. Quasi 31esimo, occhio la palla messa in mezzo. Qui è bravo De Vrij ad andare in anticipo su tutti, anche se il Milan tiene palla. Poi attenzione, i rossoneri sbagliano il possesso. L'Inter però non riesce a tenere palla. Anzi, Ibra, Ibra, area di rigore, Ibra, Milan in vantaggio. Milan in vantaggio, eccola lì. Eccola lì. Andanovic fermo tanto per cambiare e Ibra ci uccella. Eccola lì. Eccola. Assurdo. Pazzesco, prendere gol da Poli come al solito. Kolarov fermo, Andanovic fermo, veramente una roba assurda. Una roba veramente assurda. Io non ho parole, non ho parole, guarda, veramente, se riusciamo ce lo meritiamo, perché veramente Sempre i soliti l'Inter gol non del sa Milan. giocare, l'Inter tipo, due conti che di questi giocatori che devono essere, non dico, svincolati, via, è inutile, Kolarov che non difende bene, Tadic che si fida di Kolarov, ma non serve niente. Tanto sempre ce lo pigliamo. Sempre i soliti gol del Mengen, una roba incredibile. Una roba incredibile, veramente. Ormai ci abbiamo fatto il callo quest'anno. Lo vedo appesantito, sì. Non è che lo vedo appesantito, secondo me. Ricordi che aveva qualche problema fisico? Ecco, secondo me non l'ha smaltito. E Ibrahimovic che sta facendo troppo lo scemo, eh. Ibrahimovic deve stare attento perché becca schiaffi, secondo me da Lukaku. E Ibra si deve ricordare che ha 39 anni. Lukaku ne ha 25 ed è un armadio. Ibra deve stare attento con Lukaku. E gli schiaffi da un interista li ha già presi ai tempi di Mier, dice attenzione. Lukaku incazzatissimo, ragazzi. Lukaku incazzatissimo. Sì, ma se è giù, è giù. Ibra deve piantare di fare il fenomeno, non ha più l'età per farlo. Buonasera a tutti ragazzi, in live siamo in 5. Kolarov, vediamo un pochino, vediamo di punirli. Dai, e palla nel mezzo, nulla. Proprio Ibra è andato a spazzare. Poi, No, ma dai.
Mamma mia, Inter vicino al pareggio, sarebbe stato un gol pazzesco di Broz. Sarebbe stato un gol pazzesco. La prende al volo col destro, spettacolare. Non abbastanza spettacolare per... Intanto le squadre degli spogliatori. Lukaku ancora furioso con Ibrahimovic. Lukaku ancora furioso con Ibrahimovic. Brutte immagini, eh? Brutte immagini. Forza Inter sempre, Peggy. Se vuoi lascia il segui, se ti fa piacere. Lukaku, non l'ho mai visto Lukaku così arrabbiato, nemmeno io, giuro, ma non l'ho mai io, visto. Ma nemmeno io. Vuole andare a sfondare la faccia a Ibrahimovic, vuole andare a sfondargli la faccia. Però deve stare calmo perché si becca la squalificazione. Sì, ma non la potete... Ma che è successo? Vabbè che Coppa Italia, però occhio, eh. Ma secondo me nel secondo tempo occhio, perché poi sono muniti entrambi. È la prima che magari ha un'occasione... Lukaku è clamoroso, Peggy, gli stava per buttare giù i denti. Infatti . Non è mai... Lasciano Lukaku, erano in 5 a fermare Lukaku, ragazzi, eh. Non è mai successo nella Super League. Ma impressionante, poi Lukaku è la persona più docile dell'Inter. Sì, infatti. Quindi vorrei capire che cosa è successo. Ai ragazzi di TikTok, ci sentiamo dopo, grande De Cerberus. Ok, ho messo il mio massimo. Il pallone giocato dal Milan, nessuno dice forse un fallo commesso da noi. No, un fallo commesso da loro. Bene. 12 secondi di Leao secondo me è comunque migliore in campo per adesso, ragazzi. Uh-huh. A chi mi la ribalta, speriamo. Gesti scaramantici dopo questa dichiarazione di Scan Scorpio. Inter 0 Milan 1. Se l'Inter non accelera il gioco siamo fuori, eh. 60esimo, adesso c'è Kolarov che si avventura, mamma mia, finisce giù. Fallo. E occhio perché qui c'è, vediamo un po'. Rosso. Ibra fuori. Il Milan è 10. Oh, Ibra è fuori. Il Milan è 10, ragazzi. E godo come espulso Ibrahimovic, godo come un riccio. Ma godo come un riccio. Vai fuori, buffone, vai fuori, pagliaccio. Peccato, mi spiace. Secondo il pronostico il Milan vince. Vabbè, oddio, il pronostico per adesso sta azzeccando. Ripeto ragazzi, l'Inter non sta giocando. Sì, infatti se lo merita già un po' prima il rosso, però ha avuto giocarsi ancora un po' il tempo. Detto cambiando. Guarda come sta guardando Skriniar a Ibrahimovic, una roba. Anzi no, non stava guardando Ibrahimovic, no. Boiata, chiedo scusa. Rigore! Grande quanto una casa oggettivamente, Questo è un rigore grande quanto una casa. Madonna! Cioè, se non dà il nostro rigore veramente c'è da spegnere la televisione, ragazzi, eh. Oh, sta andando al VAR, e meno male. Sta andando al VAR. Ma è una roba pazzesca se non dava il rigore, ragazzi, eh. Abbiate pazienza, eh. Abbiate pazienza. Sì, l'ha toccato, il rigore. Deve essere rigore. Calcio di rigore. È giusto. Calcio di rigore. Ma anche giallo, arbitro. Qui c'è anche il giallo. È giustissimo, eh. Il rigore è giustissimo, sacrosanto. La cosa assurda è che non lo fischia subito perché si vede a occhio nudo che è il rigore questo, eh. Te lo dico io. Anche perché sai, Barella non è il tipo che si lascia andare così. No, rosso no, perché non è un forse è stato lontano che ha dato ragione, ma Barella no. Luca Cone, dai Romelone, dai. Non facciamo boiate. Non lo voglio neanche vedere. È così. Chiudi gli occhi. Lo dico io. Tesissimo. Romelone. Come Lukaku. Dai ragazzi. Ripreso il tempo. Dai Alex, fai gol così, fai vedere che vale qualcosa, fai vedere. Mancano 4 alla fine, forza ragazzi, punizione per noi dal limite. O Eriksen o Kolarov. Io ex io mi auguro Eriksen, sinceramente. Io auguro per Eriksen. Me veramente fa che sì, c'è solo Eriksen sul pallone. Kolarov è fuori, Kolarov è uscito e fa la cosa tanto.
Vediamo un po'. Non posso neanche urlare perché dall'altra parte ho gente che dorme. Io sì. Nel caso. Urlo io per te. Vediamo un po', Christian. Dai Christian, uccellali. Dai, uccellali. Numero 24. Christian! L'ho detto! Che facevo ancora? Porco Giuda, l'ho detto! L'ho detto! Che facevo ancora Eriksen! Christian! Conte, fallo dire ancora che è scarso! Fallo dire che è scarso! Coglione, Conte, sei un coglione! Fallo dire! Eriksen! 2-1! Andiamo ragazzi! Fallo dire tu, Conte! E andiamo, dillo, ragazzi, Conte, fa schifo Eriksen! Dillo! Dillo che fa schifo! Andiamo ragazzi! Già che sono sicurissimo veramente che assisteremo a un po' sparita bollente con lanci di tweet, secondo me, tra Lukaku e Ibrahimovic, di una roba anche un po' triste. Staremo a vedere se mi sbaglio, ma secondo me ci prendo, Guarda che rosso è meritato per le come sta fare Ibrahimovic. No, assolutamente sì. Dai, giallo di prima perché hai fatto il coglione, poi giallo in fallo. Dove siete i coglioni, non noi. Bravo Lukaku, adesso resistiamo. Ragazzi, giochiamola tranquilli. Spaziamo via questo pallone in maniera sbagliata, ma ci guadagniamo forse. No, non ci guadagniamo nessuna rimessa laterale, anzi il Milan in possesso. Ultima occasione per il Milan, 90° minuto di gioco in questo momento. Ragazzi, non facciamo boiate in questo momento. Palla nel mezzo, attenzione al Milan. Poi la palla esce, Sanchez qui prende una capocciata, infatti finisce giù. Dovrebbe essere finita! È finita! Siamo in semifinale, ragazzi! Godo! Siamo in semifinale, ragazzi. Ci sta. Aspettiamo gli amici che magari si ricollegano su Twitch. Va a festeggiare anche Romelu Lukaku. È da 20 minuti che mi sto piacendo sotto e devo andare in bagno, ragazzi. So che ho abbandonato la live per 2 minuti, mi stavo pisciando. È dall'80° che è lì che tenevo la pisciata. Cazzo, se non pisci mi piscio sotto. Poi dopo, ragazzi, vado. Cioè, ragazzi, mi stavo scappando. Scusatelo. ragazzi, mi scappavo. Boh, ragazzi, concludo anch'io la live. Ringrazio anche per me l'angolo da sport che mi ha vedere. Abbiamo presentato due live diverse, ma sempre insieme a parlare di una sola squadra, che è Inter. E niente, ci vediamo al prossimo live. Sempre con lui, se lui vuole, anche lui di nuovo, come questa volta. Grazie a te, grandissimo, grazie a te. E niente, ci vediamo al prossimo live. Ciao!